Prego, direttore. Allora, io non è che voglio fare l'analisi della partita, che farà il mister sicuramente. Io sono venuto qua perché quando perdi 4-0 in casa ci metto anche la fascia, no? Se no che stiamo a fare qua? Sicuramente non ce l'aspettavamo, non ci aspettavamo. Bisogna dare anche meriti agli avversari che hanno interpretato nel modo migliore la partita. Hanno avuto anche da loro la buona sorte, perché prima affonda a sinistra, ha messo pallone in mezzo che si poteva evitare il cross. Hanno trovato un mezzo tiro in porta che è andato a baciare il secondo palo. Noi abbiamo avuto subito dopo la palla dell'1-1, non è stato possibile, è vero che loro poi secondo me hanno preso anche il palo. Comunque una partita un po' rocambolesca, dove loro, bisogna ammetterlo, l'hanno interpretata in modo giusto, con più attenzione, forse più determinazione, ma più attenzione sicuramente, e hanno approfittato e sviluppato quel che volevano fare, specialmente poi con l'uomo in più, anche se devo dire che nel secondo tempo, anche grazie all'accorgimento dei quattro dietro, la squadra ha fatto una mezz'ora sicuramente fatta bene, però poi quando ti scopri un attimino, becchi il contropiede e la partita è andata così. Per cui io sono venuto qui per scusarmi con i nostri tifosi, per scusarmi con la società, col mister stesso, ci dispiace. Sono andato anche dei giocatori prima, gli ho detto ragazzi, l'analisi la faremo a mente fredda, è inutile stare a parlare adesso perché prendi 4-0, qui quando si perde perdiamo tutti quanti, quando si vince magari vinceranno i tifosi o meno come è giusto che sia, però quando si perde perdiamo tutti quanti, per cui bisogna anche accettare le sconfitte. Adesso io sento parlare di rivoluzione, sento parlare di quelli che sono da Siena, fino all'altro ieri erano tutti da Siena, ma all'improvviso non c'è più nessuno da Siena, all'improvviso facciamo i repulisti. All'improvviso Ha detto il dobbiamo. presidente, Sì, quelli no, che sono a Presidente, Siena, quelli che non valuteremo, sono a certo, per carità. Ma io rispondo anche al Presidente, noi dobbiamo stare un attimino calmi, calmi. Non dimentichiamo quel che abbiamo detto 3-4 mesi fa. Abbiamo detto che noi dobbiamo fare, anche per dare la possibilità ai ragazzi di lavorare tranquilli, con serenità, senza eccessi o senza ansie. Abbiamo detto in 2 o 3 anni vediamo di scalare la montagna e arrivare nella giusta categoria. Poi, in cuor mio e in cuor suo e in cuor del Presidente, ci vuole arrivare quest'anno, sicuramente. Ma è chiaro e evidente, se giochiamo così o interpretiamo le partite così, non ci arriveremo mai. Però, secondo me, bisogna avere un attimino di tranquillità, fare un'analisi precisa, capire se abbiamo sbagliato, non dei giocatori, che vi ripeto, io li vedo durante la settimana. Ed è, non sono questi, non sono questi, mister, se, non so, l'hai visto anche te. Allora, probabilmente c'è un qualcosa che non va. Probabilmente avremmo sbagliato anche noi a portare 23-24 giocatori paritari, che magari così non si riesce, poi è meglio avere quei 16-18 che fanno la formazione base più 4-5-6 ragazzi, ecco perché il Presidente parla in virtù e sull'onda di quel che riferiamo anche noi, no? È meglio avere 18 giocatori di grosso, diciamo che di categoria, e avere quei 5-6 che poi di volta in volta anche il mister può, perché altrimenti qui non ti vai a raccapezzare, perché abbiamo fatto 3 partite come si deve, dopodiché facciamo questa. Se dobbiamo guardare oggi, io non devo nemmeno salire, devo prendere la macchina, andarmene a casa e non tornare più qua. Però io credo che bisogna avere anche buon senso e affrontare le difficoltà. Noi analizzeremo, come avete presentato, il Presidente, giustamente, il mister quando è venuto qua abbiamo detto e parlato col mister dicendo vediamo queste 3-4 partite e probabilmente anche con Gianluca Azzori abbiamo preferito cambiare in un momento dove potevamo avere il tempo materiale eventualmente che il mister ci dicesse, ci desse delle indicazioni e ci dobbiamo trovare ora, oggi, domani, dopodomani, non so, presto perché il mercato è lì. A capire come si vuole giocare, a capire le sue idee, perché noi vogliamo sposare le idee del nostro allenatore, perché altrimenti quando lo butti via, quando si vince siamo bravi noi, quando si perde non è bravo il mister, non va bene così. Io dico che qui siamo tutti sulla stessa barca, dal presidente all'ultimo che sono io, se mi volete mettere l'ultimo, siamo tutti sulla stessa barca, quando le cose andranno bene non verrò su, quando vanno male vengo su assumendomi le responsabilità. Questa è una squadra secondo me di valore. Mi direte, questo ci racconta il Barzelletta, quello che abbiamo visto oggi. E l'ho visto anch'io, ragazzi. Purtroppo il calcio è anche questo. Ci sono delle situazioni che vanno interpretate.
ci sono delle conoscenze anche dell'allenatore che è venuto da una settimana che vanno analizzate sui giocatori stessi, che purtroppo sono uomini e siamo uomini. Per cui vi chiedo scusa e chiedo scusa ai nostri tifosi, la figuraccia l'abbiamo fatta noi, non l'ha fatta il ministro che è appena arrivato, non l'ha fatta il presidente che ha messo a disposizione quel che doveva mettere a disposizione. Siamo noi, addetti ai lavori, io, miei figli, Matteo, eccetera, che purtroppo la figuraccia ce ne assumiamo le responsabilità. Con questo vi ringrazio, vi auguro buon Natale. Scusa ministro se ti ho preso un po' la scena, ma la prendo solo quando le cose vanno male. Ci vediamo dopo. Per gli auguri chiedo scusa. Grazie.